Cari concittadini, spero che abbiate trascorso un buon Natale in serenità e in famiglia. Adesso volevo farvi gli auguri per il 2017, che sia un anno straordinario, ma lo sarà per la nostra città. Ci hanno consegnato il Porto Vecchio, ormai i 650.000 metri quadrati, 65 ettari, sono di proprietà della città di Trieste. Abbiamo i primi 50 milioni, per cui faremo delle cose molto importanti insieme con la Presidente della Regione, insieme col Presidente dell'Autorità Portuale. Poi naturalmente succederanno altre cose quest'anno, sono particolarmente ottimista. Zeno D'Agostino sta facendo un ottimo lavoro sul porto, poi ci hanno consegnato la caserma di Roiano, per cui partiranno i lavori della caserma di Roiano con l'abbattimento entro marzo, per cui sarà molto interessante vedere nascere la scuola, il parcheggio di 70 posti e una grande piazza a disposizione della città. Sposteremo il mercato ortofrutticolo che andrà nell'ex Duca in zona industriale. Nasceranno dei negozi importanti, penso al Center Casa, ex Universal Tecnica, penso a Obi che nascerà dove c'era Dino Conti e altre realtà importanti, ex Olcese, eccetera. Tutto questo porterà alla creazione di veramente molti posti di lavoro, per cui anche se riuscirò a chiudere questo benedetto cancro che è la ferriera, perché l'area a caldo ormai anche con gli ultimi risultati che abbiamo avuto con le analisi dell'urina dei cittadini di Serra, dobbiamo renderci conto che non solo creano problemi, ma creano problemi alla salute della gente e ai lavoratori che sono dentro. Per cui con tutte queste iniziative probabilmente potremo far fronte, anche se avremo un surplus di lavoratori, con la chiusura dell'area a caldo. Io sono particolarmente ottimista perché la città si presenta bene, ho lavorato col sindaco di Venezia, ho lavorato col sindaco Lubiana, ho lavorato con Popovic, la prossima settimana andrò a Vienna dall'amico sindaco di Vienna, creiamo questo insieme di sindaci, viviamo in un'area importante, pensate alle spiagge di Grado, di Lignano, il Coglio, le grotte di Postumia, l'Istria croata, tutti insieme possiamo veramente creare delle grandi opportunità di lavoro, delle grandi opportunità per i nostri giovani. Sono stanco di vedere i nostri giovani che se ne vanno da questa città e da quest'area anche della regione. Per cui tutti insieme lavoriamo, vi rinnovo un 2017 ricco di soddisfazioni, sono convinto che col mio lavoro, col nostro lavoro insieme con tutti i miei collaboratori riusciremo a fare qualcosa di veramente importante nel 2017 per questa città. Grazie e tanti auguri.